Eder. Mech. Pallister. Sembrava una cosa da niente. 2 ore e 20 minuti di lavoro pagati 30 euro. Ma per la legge non poteva farlo. E adesso deve restituire all'INPS di Pordenone l'intera pensione percepita nel 2020, circa 15.500 euro. La storia paradossale vede protagonista Giuseppe G., un pensionato di 68 anni residente a Pordenone che, mal consigliato da chi gli ha proposto il lavoretto, si è ritrovato a fare i conti con la legge e una burocrazia molto stringente quando vuole. Per i prossimi 10 anni, dovrà restituire all'INPS un'intera annualità pensionistica, con una trattenuta di 180 euro al mese nel suo assegno di 1.088 euro. Giuseppe G. nel 2019 va in pensione, dopo una vita passata nel settore del commercio, 42 anni di contributi e la sottoscrizione della quota 100 voluta dal ministro Salvini. Una finestra fiscale che, una volta sottoscritta, non gli avrebbe permesso di fare alcun lavoro per i successivi 5 anni. Se lo ricordi bene. Se lo ricordi bene, fu la raccomandazione dell'impiegato INPS. A settembre del 2020 arriva la chiamata di un conoscente che gli chiede una mano per un piccolo lavoretto: sistemare gli scaffali in un centro commerciale. Consapevole dell'ammonimento dell'INPS il giorno dell'agognata pensione, Giuseppe si rende indisponibile. Ma da qui iniziano i guai. L'ufficio amministrazione del magazzino assicura a Giuseppe G. che il lavoro è permesso perché non compreso nei divieti imposti ente previdenziale. Peccato che l'informazione fosse errata. Giuseppe si fida e accetta di lavorare, con un contratto regolare, per 2 ore e 20 minuti nell'arco di 3 mesi. Suddivise in 2 giornate, la prima da 1 ora e mezza e la seconda da 40 minuti. Per un ammontare totale di 30 euro. La beffa finale che gli è costata su un intero anno di risparmi. A gennaio 2021 a Giuseppe G. arriva a casa una raccomandata dall'INPS di Pordenone. Gli contestano il fatto di aver lavorato con contratto per 2 ore e 20 minuti. Una violazione delle regole che porta l'ente a richiedere al pensionato l'intero ammontare della pensione percepita nel 2020, ossia 15.500 euro. L'uomo, stupito dalla richiesta, si ripresenta allo sportello dell'INPS dove aveva firmato le carte per la pensione per capire la situazione. La risposta era gelante. Non c'è niente da fare. Il lavoro non era previsto tra le eccezioni. Deve pagare. L'unico escamotage è la rateizzazione, concessa dall'ente, così Giuseppe si ritrova una decurtazione di 180 euro dall'assegno mensile. Ma tutta la pratica è in mano ad un avvocato che sta studiando le carte per capire come far uscire il pensionato dalla trappola burocratica nata da un semplice lavoretto fatto per un amico. Chissà cosa accadrebbe a qualcuno di Trieste se anche li facessero questo tipo di accertamenti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.